Roberto, finalmente è un grande piacere conoscerti. Piacere mio. E sono felice di incontrarti qua. Sei una star ormai. Ma che star, ma lascia stare. Lascia stare, no, sei una star del web, ti vedo sempre, ti seguo, ti vedo. Insomma, ti ringrazio. È buffo vederti live, no. Anche... è vero, come dire, è reale, non è... Allora, intanto dico subito che si sente il chiacchiericcio, perché è la prima volta che facciamo un'intervista col pubblico, perché tu stai per fare una masterclass qua da Percussion Village, ne ho approfittato per venire a Milano, stai presentando il tuo libro, sì. The Jazz Drum Book. Io ti voglio chiedere anche delle altre cose, non solo quelle del libro. Questo è il mio, sì. E ti faccio vedere una cosa che io, davvero nerd e amante, mi sono sottolineato già tutte delle cose, perché trovo non avevo dubbi. No, trovo che sia stupendo il fatto che ho trovato pochi metodi fatti in questo modo, dove c'è un po' la parte suonata di esercizi, che è la seconda parte, ma c'è tutta la parte tua personale all'inizio, che tratta degli argomenti e dei temi che avvalorano tantissimo il libro, perché sono aneddoti, racconti, storie tue vissute sul campo, cose che solo chi ha una professionalità, un'esperienza come la tua, che per chi non lo sapesse, lo diciamo anche, tu sei uno dei batteristi riconosciuti a livello internazionale come uno dei più grandi del tuo settore, sicuramente uno dei più grandi batteristi italiani. Per chi non sapesse chi è il Maestro Gatto, una cosa che mi ha colpito, parto da questa domanda: tu ti definisci un batterista totalmente autodidatta, hai parte. Studiato sui libri ovviamente, ma mi dici come hai imparato? Qual è stato il tuo percorso? Ho imparato nel modo più naturale possibile, ovviamente ho avuto una spinta da parte di mio zio, che era un batterista che suonava negli anni 60 e che mi ha in qualche modo fatto appassionare a questo strumento. Ma sai, la batteria, tu lo sai, insomma, è uno strumento che fa scattare quella cosa lì in tenera età, cioè diciamo, chi si appassiona a questo strumento, se leggiamo anche le biografie di molti batteristi della storia, raccontano di quando erano piccoli, e questo primo approccio con lo strumento appunto succedeva quando loro erano piccoli. È successo esattamente la stessa cosa per me, una passione proprio, cioè solo quello avrei potuto fare nella vita, e l'ho fatto. E mio zio, diciamo, ha contribuito, perché è stato importante, perché lui suonava in un periodo dove c'erano delle cose incredibili ancora che giravano. Io dico nel libro, ho avuto grazie a lui la fortuna di vedere Jimi Hendrix, per esempio, e lui suonava prima di Jimi Hendrix al Teatro Brancaccio, quindi ho visto Experience con Mitch Mitchell e Noel Redding, e stavo sul palco perché lui suonava prima al concerto. Ho visto i Beatles, insomma, ho visto tanto, ho visto James Brown un sacco di volte, Wilson Pickett, tutti i musicisti del soul di quegli anni lì che venivano in Italia, e lui, siccome era appassionato, ovviamente era anche un professionista nel suo genere, e quindi mi portava con lui, per cui questa cosa qua, queste informazioni mi arricchivano ogni volta che andavo ai concerti e mi appassionavo sempre di più. È stato molto importante lui, devo dire. Ho letto anche che tuo papà ti portava ai concerti, era appassionato di jazz, quindi avevi, sì, diciamo, dalla parte della famiglia un aiuto, grandi, no? Appassionati di musica, mia, sì, madre era una cantante lirica, comunque hanno sempre circolato musicisti a casa. Quando io ero piccolo venivano, si facevano feste, venivano musicisti classici, venivano jazzisti, venivano musicisti brasiliani, e quindi sempre. Mio padre ha sempre avuto così la passione. Io ho una foto di mio padre con Stravinsky, per esempio, no? Nel 54 credo, al Teatro Argentina, c'è una tavolata e c'è mio padre seduto con Stravinsky, per dirti che, cioè, è stato uno di quelli che si metteva sempre in mezzo, andava sempre a farsi fare l'autografo Stan Kenton piuttosto che Oscar Peterson, piuttosto, quindi, e lui mi prendeva e mi portava, e quindi questa passione cresceva. Quindi hai imparato fondamentalmente suonando sui dischi, e poi citi anche nel libro questo racconto molto bello di quando andavi a Roma a vedere i concerti dei batteristi in questa nicchia vicino, sì, e quindi vedevi, questa nella parte iniziale del libro che a me mi è piaciuta da matti, quella dove parli del suono, no? Tra l'altro, sì, citi John Bonham, che non c'entra col jazz, perché poi so che tu non sei c'entra, anche... ma c'entra, tu lo, insomma, sì, no, lo ma per sappiamo. Dire che tu dici il suono, la citazione di Bonham, se non sbaglio, è i batteristi che non amano il suono della propria batteria mi stufano, no? Sì. Mi annoiano, esatto, sì. E quindi entra in gioco tutto questo discorso del suono che tu hai
visto, ha imparato vedendoli lì a questa distanza i più grandi batteristi mondiali. Parlami un attimo di questo concetto dell'importanza del suono, di come capire e riconoscere il suono, e magari se hai anche qualche consiglio a livello di ascolto, perché soprattutto le generazioni di oggi sono più predisposte a fare le cose velocemente, mentre chiaramente l'ascolto, andare a vedere i concerti dal vivo, è una cosa che si fa meno. E anche se magari il web ti aiuta in qualche modo a capire delle cose che altrimenti non capiresti, di certo non è la stessa cosa che essere qui a un metro di distanza. Certo. Sì, il suono, vedi, infatti è uno dei sottotitoli del libro, suono, comping, fretting, insomma sono tre argomenti molto importanti che poi abbracciano una serie di sottoargomenti a loro volta. Il suono è una delle cose che, diciamo, che nel jazz ha fatto un po' la differenza, no? Questo si può estendere appunto al mondo della batteria, ma a qualsiasi strumento, ma anche nella classica è così. Se sentiamo il suono di certi violinisti classici o di certi pianisti della storia del piano classico, riconosciamo un suono, da Glenn Gould a Richter, o piuttosto che Menuhin e altri, insomma ognuno ha una cifra, proprio un suono molto riconoscibile. La stessa cosa succede e succede nel jazz. Frank Sinatra, la voce di Frank Sinatra è un suono, è quella voce lì, quelle frequenze lì, e così via tutti quanti, il suono di Chet Baker o di Miles, piuttosto che di Michael Brecker o di Charlie Parker, eccetera eccetera. Nella batteria tutti i grandi batteristi della storia per me hanno avuto quel grande dono lì, cioè, e soprattutto io riesco attraverso il suono a riconoscere di chi stiamo parlando, attraverso un ascolto. La prima cosa, prima di sentire il piatto, cioè io proprio riconosco il suono. Sì. E spiego che appunto ascoltare i dischi è una delle cose fondamentali, entrare veramente dentro e imparare anche ad ascoltare i dischi in modo diverso. Si può ascoltare un disco nella sua totalità mettendolo come sottofondo, facendo altre cose, uno ascolta un disco. In realtà è molto importante invece ascoltare isolando quello che ci interessa, anche perché a parte il suono ci sono tante altre cose molto importanti: l'interazione, quello che succede quando i batteristi accompagnano i solisti, cosa succede quando accompagna il pianista, quando cambia il solista della tromba nell'orchestra. Insomma, ci sono tanti modi di ascoltare, ma soprattutto la qualità del suono di alcuni batteristi mi ha fatto molto riflettere, e soprattutto mi ha portato a fare questa ricerca appunto sul suono. Il suono può avere due caratteristiche: quella tecnica, cioè il suono legato all'aspetto tecnico, quindi che batteria suoniamo, che pelli suoniamo. Tu sei molto bravo, guarda, molto attento. Io, molte cose che ho sottolineato riguardano proprio questi aspetti del suono che tu spieghi, super affascinanti, anche del tipo di strumenti, il rapporto al suono che vuoi ottenere, che devi sapere prima, non solo il tensionamento, la scelta delle pelli, che è una cosa più banale, sì. Però senza addentrarci troppo nell'argomento che tratti qua nel libro, ci sono 3-4 cose che ti fanno veramente riflettere, ma non solo riguardo alla batteria jazz, no? Se pensiamo a qualsiasi altro batterista, anche i miei preferiti, John Bonham, Stuart Copeland, cioè se vai a analizzare determinate cose... È il suono la prima cosa che viene... Anche se alcuni di loro non sono passati alla storia perché magari avevano una tecnica particolare, eccetera, ma invece la cosa che, diciamo, va al di sopra di tutto e che li fa essere quello che poi sono stati è proprio quella, è la caratteristica del loro suono e la personalità. Nel mondo del rock, sì, citiamo sempre Bonham. Bonham è un suono, lo sappiamo tutti, sì, quanti, che tutti vorrebbero imitare e che cercano, alcuni ci si avvicinano, però in realtà è un suono veramente assolutamente incredibile. Ma anche gli altri, Ginger Baker per esempio aveva un suono incredibile, Mitch Mitchell aveva un suono fantastico, Ian Paice, cioè tutti avevano un suono, Copeland, andando in quelli, diciamo, e ne hai citati diversi che hanno questo legame col jazz che mi dicevi prima, perché comunque arrivano tutti da quella scuola lì, anche perché loro sono quelli che hanno fatto la batteria rock fondamentalmente, sì, sì, a parte Copeland che è arrivato magari dopo. Però per esempio che questa cosa di Bonham, di cui io sono un grande appassionato, lui alla fine teneva un'intonazione della batteria come batteristi delle big band, all'incirca, usava quelle misure là, sì, ma suonava in un altro modo. Esattamente. Charlie Watts, insomma, tanti batteristi, Gene Kertner, per parlare di quelli più moderni, Livon Helm, che cito nel libro, insomma, è il fascino del suono. Io starei ore a sentire quella cosa lì, mi appassiona moltissimo quell'aspetto, prima di sentire cosa fanno, di entrare nei dettagli più tecnici e di cose, che soprattutto la tecnica in quegli anni là era diversa da quella che c'è ora.
cioè Ginger Baker faceva le sfide con Elvin Jones e su tutti i giornali di allora, cioè 2001 eccetera eccetera, riportavano di queste sfide fatte a Londra, Ginger Baker contro Elvin Jones, cioè cose pazzesche, ma che, cioè, non c'entrava niente tutto sommato, però poi invece c'era un grande legame perché Ginger Baker era un grande appassionato di jazz e non gli pareva vero di potersi misurare con Elvin Jones o con Art Blakey, no? Lui era un grande fan di quei batteristi. E quindi è tutto, secondo me, in funzione del suono, insomma, è una cosa fondamentale. La qualità del suono di Bill Higgins piuttosto che di Shelly Manne o di Elvin, ognuno di questi batteristi ha un suo suono. Certo. Chiaramente tu stai facendo il Jazz Drum Book, sei riconosciuto a livello internazionale come un grandissimo jazzista, ma chiaramente tu suoni anche altre cose, altri interessi, hai altri stimoli, vedo i video che fai, ogni tanto suoni anche delle cose molto rock and roll, non è che sei sempre per forza lo swing. Sì. Nel tempo, nonostante tu ti sia consolidato come uno dei più grandi, ti è mai pesato il fatto di avere l'etichetta del batterista jazz? Hai mai pensato nel corso della tua carriera di dire e se mi spostassi in un'altra direzione per capire... Questo che riguarda la tua vita musicale, non per fare, capito, nessun tipo di polemica, però per capire quello che tu negli anni magari hai vissuto, le domande che ti sei fatto, le difficoltà che hai riscontrato. Non ho mai pensato a questo, in realtà non mi sono mai definito un batterista di jazz, mi sono sempre definito un batterista all around, come si dice. Nel momento in cui c'è stato bisogno di fare determinate cose, magari nella musica leggera, se vogliamo, anche in cose più estreme, quest'estate ho fatto per esempio dei concerti sulla musica di Jimi Hendrix, ma non rileggendolo in una chiave jazz, proprio Jimi Hendrix, proprio il repertorio paro con quella cosa là, con un chitarrista proprio super rock, col Marshall e tutto quanto. È una cosa che mi diverte tantissimo fare, così come ho fatto per esempio un disco dedicato al rock progressive. Lo faccio e chiaramente ho anche però una certa cognizione del fatto che ognuno fa un percorso e fa una sceglie di una strada, per cui quando è capitato per esempio la tournée di Pino Daniele nel 2000, Teresa Desio o le varie partecipazioni ai dischi da Ornella Vanoni a Gino Paoli, certo, a Fossati piuttosto pop, che Lucio Dalla, Gianni Morandi, insomma ho fatto ogni tanto qualche passaggio e ho sempre ritenuto, Renato Zero, ho sempre ritenuto che comunque la musica quando è bella è divertente da suonare, comunque anche una canzone, ed è una cosa molto bella quando la fai, no? Certo. Purtroppo in Italia invece c'è questa cosa di, almeno fino a un po' di anni fa sicuramente, di etichettare. Mi ricordo litigavo con Agostino Marangolo ai tempi perché il jazzista non può suonare in studio, perché quello non può fare quello, quello non può fare quell'altro. Non ho mai avuto questa idea, questa chiusura. Ho sempre pensato che, e questo lo vedo anche da alcuni batteristi che hanno lavorato prevalentemente negli studi, ma che Gene Keltner per esempio, no? È un visionario, un batterista pazzesco che può suonare anche jazz. Io lo considero una sorta di Paul Motion del pop, perché comunque quando poi ha fatto delle puntate in cose non diciamo studio, è un batterista con un'idea proprio, un'immaginazione fantastica, con un suono anche lui super affascinante, che si adatta benissimo a suonare musica improvvisata, cioè uno che lo lasci lì e fa, è creativo e inventa e usa bacchette strane, usa suoni strani che escono, ci sono dei piccoli video ogni tanto che compaiono dove lui fa cose di questo tipo qua, e questo mi fa capire che non c'è l'idea di dire, certo Danny Richmond per esempio, il batterista di Charlie Mingus, uno dei più grandi sottovalutati della storia del jazz, uno dei più grandi batteristi di jazz, lui per esempio negli anni 70 suonava con un gruppo che si chiama Mark Almond, che era un gruppo di pop, dove lui suonava pop e suonava benissimo, ma ce ne sono tanti di questi. Un altro batterista si chiama Dennis Davis, che è stato batterista di David Bowie, che ho avuto il piacere di conoscere a New York, perché abitava nello stesso palazzo dove abitavo io a New York. L'ho conosciuto in una jam, lui la sera andava in giro nei locali, poi Dennis Davis purtroppo è morto qualche anno fa, e lui suonava jazz, però poi suonava con David Bowie, ci sono i video dove c'è lui, proprio il gruppo di David Bowie. Steve Jordan è uguale, certo, suonava nei club, quando io sono stato a New York la prima volta lui era in giro
nei locali di New York al Village Vanguard e suonava jazz, poi si è messo a fare... Sì, ha cambiato completamente il suo... Sì, ma gli è rimasta sempre questa cosa, lui, sì. Cioè, chi sapeva suonare così ci sa suonare ancora. Però poi si è appassionato anche a questi, devo dire, perché questo qui è un aspetto da non sottovalutare, sicuramente, come dire, ha fatto una scelta, anche, sai che c'è, a parte adesso che sta con i Rolling Stones, ma lui è da anni che produce, sì, sì. E Keith Richards, quello, quell'altro, John Mayer, eccetera, eccetera, comunque, però è un batterista capace di suonare tutto, secondo sì. me, e con una qualità e con un suono, soprattutto giusto, perché molto spesso invece alcuni di questi batteristi che lavorano in un ambito più pop, tra virgolette, pop funk, per esempio con l'Aiuta, che è un batterista, mio amico, ma lo adoro, è forse il più grande batterista, però in realtà quando poi suona il jazz c'è un problema di fondo, c'è un problema che manca a farlo apposta, è proprio un problema di suono, è come Weckl, cioè suona, però c'è un problema secondo me che non mi fa ritornare il discorso del entrare dentro a quel suono che è il suono invece che mi riporta a quei batteristi lì, non è una questione solo stilistica, sì, è sì, una sì, questione sì. proprio di suono, avere sì. a fuoco il tipo di suono che vuoi tirare fuori e se tu invece hai più quell'altro tipo di suono è difficile poi riuscire a fare esatto, certo. entrare e uscire da uno e dall'altro. Ma visto che hai parlato di creatività, accennando Jim Keltner, questo mi ricollego all'approccio dell'autodidatta, diciamo della libertà di non avere il maestro che ti impone un determinato sistema di studio, eccetera, eccetera. Sebbene tu abbia sicuramente avuto contatti con grandi batteristi da cui hai imparato qualcosa, anche se non hai preso, anche Buddy Rich dicevano che non aveva mai studiato, ma di sicuro qualcuno che gli ha dato qualche consiglio ci sarà stato. Tu credi che questa cosa ti abbia reso più creativo oppure no? Cioè, quali sono i pro e i contro probabilmente secondo te sì, di non avere? Poi il mio modo di essere musicista, diciamo che non essendo passato attraverso la didattica accademica, anche per esempio al di fuori della batteria, ma anche quello che scrivo, compongo, ho sempre scritto musica, non avendo per esempio ecco, una preparazione classica proprio di studi che poi li ho fatti in tarda età, ma comunque arrangiamento e cose del genere, ho studiato altre cose, però questo forse mi ha dato mi ha liberato più nella parte creativa, ho cioè, sicuro, questa è una domanda più che lecita, ma anche nella batteria, cioè se siamo se entriamo nello specifico di certe cose, sì, al di là di dirti che ho studiato bene il tamburo, ma non ho studiato tutto, diciamo, tutta la letteratura esistente sul pianeta, perché c'è tanta roba. Fai certo. conto che come si chiama? È metà la pubblicata Volonté, sì, no, quello è esatto, che è infatti è uno suo, Stick Control, ecco, il famoso Stick Control, sempre odiato quando ero giovane, perché provavo a farlo e facevo una pagina e poi dicevano, facevo così, che cosa? Via, non è troppo difficile, Nel primo lockdown ho fatto finalmente tutto lo Stick Control all'età di, che ne so, quando era, 2 anni fa. Non l'avevo mai fatto in vita mia, ho detto, cavolo, è bellissimo, cioè è un libro veramente geniale. E per anni l'ho rinnegato perché mi arrendevo, perché era, è troppo, cioè non ci riesco. Quindi, però ho studiato bene il tamburo, ho avuto un grande maestro di batteria e soprattutto di tamburo della scuola napoletana di Walter Scotti, eccetera. Lui si chiamava Vincenzo Restuccia, al quale ho dedicato questo libro. Certo. Che è stato il mio unico maestro, devo dire, cioè quello da cui veramente ho imparato una serie di cose, facendo anche tutto sommato 10 lezioni con lui, non è che ho fatto, però mi ha inquadrato su certe cose. Questo da ragazzo? Da ragazzo, quando avevo 18 anni sì. più o meno. Per far contenta la mia famiglia, perché avevo deciso di fare il batterista e dice, senti, se vuoi fare il batterista vai al conservatorio e poi prendi lezioni di batteria. Io suonavo, quando arrivò Restuccia a casa con le bacchette, io dice, suona, fai un rullo, che stai facendo, che è sta cosa? Un rullo, no, allora, ok, prendiamo questo, il libro, questo qui, questo come si chiama questo che stai facendo? Paradiddle, raff, sì. drag, tutte queste cose, non sapevo niente, suonavo. Portavo il tempo, accompagnavo, facevo tutte le cose, però non sapevo.
e quindi lì ho preso coscienza invece di come si chiamano certi esercizi, di cosa serve per sviluppare certe cose, e devo dire che le mani le ho curate abbastanza, ed è una cosa che invece non vedo molto spesso in giro, cioè vedo che anche nei conservatori o nelle scuole di batteria molto spesso si lascia un po' così, si passa un po' sopra. Mi hai anticipato la domanda, no. Volevo chiederti appunto se oggi tu adotti questo sistema ancora tra virgolette tradizionale, quindi il tamburo prima di tutto, sì. Poi tra l'altro tu spieghi anche come ottenere da concetti facili, magari con dei semplici colpi singoli o dei semplici rudiment, applicare già dei drum solo, quindi è sempre un po' basato sulla capacità tecnica di possedere, no? La giusta tecnica, ma poi basta poco per riuscire già a ottenere qualcosa di creativo, no? Ecco, tu sei ancora di questa visione o pensi, sì, che oggi la batteria per come oggi richieda anche tutta una serie di altre cose per riuscire a essere a livello di come si sta evolvendo? Beh, non, certo, solo il jazz. Dipende sempre dai generi musicali. La musica sta molto cambiando, questo lo stiamo capendo. Ecco, una volta diciamo dal jazz partivano specie di musiche che comunque avevano a che fare, adesso invece ci sono proprio delle cose completamente nuove. I gospel chops, tutto quello che sappiamo, tutto questo modo di suonare R&B oppure di suonare nello stile dei vari batteristi che tu conosci benissimo, io ne conosco un po' meno forse, ma comunque anche Louis Cole, oppure tutti questi batteristi iper stressati che suonano cose velocissime con una tecnica mostruosa, che la cassa a 3.500, insomma c'hanno veramente, però c'è uno studio anche là, molto, a parte questa idea tecnica e anche stilistica che cambia, però cambia insieme alla musica che sta cambiando, non cambia solo, è quel modo di suonare su un certo tipo di musica che effettivamente adesso c'è e che prima non c'era. Prima c'era il funk, c'era il soul, c'era l'R&B, c'era il pop, c'era il reggae, ecco, siamo arrivati, ma poi quando entriamo invece in tutto quel mondo del new soul, del funk di oggi e tutte queste cose che ci sono, entrano in gioco un sacco di altre cose, per cui devi avere gli skills che giusti. Però mi permetto di dire che ascoltando per esempio tutti questi batteristi alla Chris Dave, faccio per dire, no? Questo modo di suonare non puoi studiarlo più di tanto con un libro, cioè devi entrare come hai fatto tu in passato, che ascoltavi Elvin Jones e capivi la pronuncia, e la stessa cosa va fatta adesso, perché certo, comunque il metodo fino a un certo punto ci puoi arrivare, no? A fare determinate cose. No, noi sappiamo che dobbiamo cercare di avere una base tecnica per quello che succede appunto nei conservatori dove io insegno ormai da diversi anni, è che i ragazzi si annoiano quando tu gli parli del tamburo e gli fai, come si dice, il mazzo su questo, nel senso ti metti lì a spiegare. Bisognerebbe passarci talmente tanto tempo che almeno il primo anno lo dovresti passare solo sul tamburo, ma poi un ragazzo ti dice sì, però non si suona mai. Che non si suona mai, si annoiano. In realtà io non sono un super fissato del tamburo, però quelle cose che ho fatto mi sono molto servite. Alla fine, se andiamo a vedere, il Gene Krupa, il Will Coxon per certe cose, perché comunque è un libro ottimo anche per estenderlo nel mondo del jazz, vedi Philly Joe Jones, appunto lo Steel Control, il Gene Chapin per l'indipendenza, Morris Goldenberg se vogliamo entrare un po' più nel mondo della classica e quindi affinare ancora di più le dinamiche e tutto quello che riguarda quelle cose lì. Dopodiché i rudimenti, quelli importanti, sono quelli che segnala Krupa, cioè il famoso up e down, già una cosa che non fa più nessuno, la chiamano Moller Technique. 30 anni fa nessuno parlava di Moller Technique, nessuno sapeva fare questo è upstroke e downstroke, così come lo chiama Krupa nel suo libro che è targato credo 1941, non lo so, mi sembra la prima edizione, e invece no, Moller Technique e quell'altro, e poi c'è finger control, e poi ci sta push pull e tutte queste robe qua che ci fanno una capoccia così, che poi alla fine tutto sommato dobbiamo suonare musica con questo strumento, dobbiamo cercare di suonare musica, cioè ho capito che il ragazzo si appassiona alla tecnica quando vedi questi gospel shocks, questa gente qui
io prendo e chiudo, perché dico guarda, non ci arriverò mai, non, ma nemmeno ci voglio arrivare, tutto sommato. Cioè, ma sai cosa penso io? Perché così. Anche chiaramente tutti siamo affascinati, vediamo, io non ci sono entrato molto dentro perché mi affascina fino a un certo punto, però penso anche che i grandi protagonisti di questi stili musicali, come i Gospel Chops, che adesso tra l'altro sono evoluti, hanno cambiato molto il modo di suonare gli stessi protagonisti, però alla base comunque se tu pigli... Per esempio Tony Royster, che è uno di quelli proprio che suona, sembra che ci abbia, dai 32esimi in poi, no? In realtà ha fatto un disco soul con Joss Stone, con un kit come il tuo, suona da Dio, non fa neanche un feel. Cioè questo per dire che molti di loro, quelli veramente forti, di base però il groove e tutta quella roba ce l'hanno già. Sì. Quindi il rischio, l'errore, lo sbaglio che possiamo fare, noi che andiamo a vedere Instagram e vediamo la parte finale, è... non fare le fondamenta ma partire dalla mansarda, per così dire, no? Cioè, quindi dovremmo capire tutto quello che c'è in mezzo per riuscire. Poi questi sono dei super umani oggettivamente, certo. No? Perché una tecnica così non si era mai vista. Ho visto due batteristi quest'estate sconvolgenti a proposito di questo. Uno è, non ricordo il nome, suonava con gli Snarky Puppy, un nuovo batterista degli Snarky Puppy, non quello lì che... Una roba, io non l'Arne Lewis che c'era stato ai tempi. No, l'Arne Lewis, un nuovo tipo, un po' panzottello. E poi ho visto il gruppo di Herbie Hancock, sempre all'Auditorium, con un altro batterista che conoscevo perché lavora nel giro di Robert Glasper, lui si chiama Justin Tyson. La miseria. Così, ho fatto così. Cioè, perché fa un lavoro incredibile nella musica di Herbie, quella che conosciamo, quindi quella degli anni 70, dove suona veramente giusto. Poi c'ha il suo spot quando arriva la parte che fa il solo, per esempio sull'ostinato, e ha fatto un solo che è una roba, cioè, veramente impressionante, inarrivabile, cioè una cosa, dico ok, e lì ho capito che la batteria è andata da un'altra parte, e questi sono mostruosi, cioè veramente. Una signora chiedeva cosa sono i chops qui nel pubblico. I chops è un termine, diciamo, che si usa in America per stabilire se uno ha qualità tecniche, diciamo, soprattutto se le qualità tecniche che ha funzionano a un certo regime. Quando io ho pochi chops vuol dire non ho tanto vocabolario tecnico. Sì, sono un po' lì, ho studiato poco, escono fuori meno le determinate cose. Quando invece c'hai i chops, magari sei fresco di studi, che poi studiare sappiamo bene che nell'immediato procura e produce dei risultati devastanti. Se io studio oggi, studio una settimana, un mese, quindi devo aspettare 6, 7, 8 mesi che questo studio faccia un certo tipo di effetto, almeno su di me, ma anche parlando con tanti altri batteristi è più o meno la stessa cosa. Quando però hai messo a punto, diciamo, uno studio fatto bene, dovresti riuscire ad avere un livello di chops abbastanza alto. Questo vale per tutti i musicisti. Michael Brecker aveva dei chops incredibili, cioè proprio suonava, cioè sembrava che a 3.500 così, con una velocità e una chiarezza e una precisione. Quelli sono i chops. E poi magari stai lì, aspetti un po', non studi, non ti dedichi allo strumento e alla pratica, e li perdi e vai un po' sotto quei chops. Senti, tornando invece un po' alla tradizione, parliamo un attimo di impugnatura, perché io vedo che tu suoni sia traditional, che so che ami, però suoni anche jazz con la mesh. Che approccio hai se ti arriva un ragazzo che suona mesh, o si può suonare in maniera veritiera il jazz anche? Secondo me sì. Qualche anno fa ti avrei risposto in maniera molto più, come dire, rigorosa, dicendoti no, io voglio a scuola, vorrei vedere tutti suonare con la traditional. Questo perché quando io studiavo, per esempio, al conservatorio, questa cosa qui era assolutamente richiesta e necessaria. In alcuni casi certi maestri non ti prendevano se non facevi anche questo tipo di impostazione. Striano, per esempio, che è stato il mio maestro al conservatorio, era un grandissimo percussionista classico, e lui imponeva lo studio della traditional, quando invece ormai anche in orchestra sinfonica suonano tutti così.
difficilissimo. Una volta suonavo il bolero con questa cosa qui, con questa impostazione qui, facendo 5P all'inizio, ma lavorando con la traditional adesso non lo fa più nessuno. Mettono le due dita sulla punta delle bacchette per fare 5P di dinamica. Ci sono tante cose che sono ormai passate un po' in secondo piano, per cui in questo momento io sì, mi rendo conto che giro, anzi più frequentemente suono più così adesso, per cui ti devo dire che visivamente mi piace ancora vedere quelli che suonano la traditional. Ma è una questione di feeling tuo o di semplice comodità? Perché molti dicono, io ho switchato perché magari quelli che suonano fusion, quindi suonavano appesi un po' più, che o si sono fatti male, vedi Steve Smith, Steve Gadd, cioè molti batteristi sono passati a usare. Tu lo fai semplicemente perché sei più comodo, quindi? Sì, forse sì, ma proprio perché mi stanco di meno adesso. Con questa impostazione qua e la uso sempre più frequentemente. Ho detto da te, secondo me ci saranno delle lacrime, ragazzi, no, che lo so, tradisce lo so, però, però questa cosa qua, a me piace, diciamo, l'immagine del batterista che ha anche, come dire, l'approccio allo strumento con il rullante così, con il tom messo in un certo, cioè Buddy Rich oppure i grandi batteristi di jazz. Mi piace vedere quella cosa lì. Faccio un po' più fatica, diciamo, a vedere il rullante messo così e con ecco, non è una cosa che visivamente mi sì, mi fa è una impazzire. Cosa interessante anche che spieghi nel libro il tuo, guarda, una cosa che proprio esce, che mi è piaciuta da morire, è questa tua passione quando scrivi che da ragazzino a scuola disegnavi le batterie, disegnavi la, cioè questa parte iniziale è molto bella, molto interessante, perché si entra proprio nel tuo, nella tua mentalità, nel tuo spirito. Ne ho trovati pochi, dicevo, di libri così. Ce n'è uno bellissimo, per esempio, di Stanton Moore, che si chiama Groove Alchemy, dove lui analizza praticamente lo stile dei batteristi di James Brown e Ziggy Modelist. Però ci sono un sacco di note, di annotazioni. Lui stesso è andato a studiare come si signori. Cioè, esce la personalità, non è solo un libro di esercizi. Sì, sì. E si vede che tu ancora oggi hai questa passione da adolescente, no? Nei confronti della batteria, della ricerca degli strumenti, non del vintage. Ti martelli, ho fatto 64 anni l'altro ieri, ma ce n'ho di 16-15, non sono proprio mai cresciuto. I miei diari di scuola ce l'ho ancora da qualche parte, ce l'aveva mia madre, che poi poverina non c'è più, ma devono esserci in qualche cantina. Cioè, tutti, al posto di annotare i compiti ci stavano i palchi dei Genesis, batterie, amplificatori, bellissimo, tutte le marche, capito? Riporta molto a tutti noi, sai, anche io mi ricordo i diari, no? Parlando con tanti hanno fatto la stessa cosa, cioè, poi alla fine questa cosa si traduce in una parola, passione, è la passione per lo strumento. Quando ho voluto mettere questa frase di Bonham, che in realtà questa frase qui significa le persone che non si, doesn't take care, cioè che non hanno la cura, passione, che non hanno cura, bravo, sì, per il loro strumento. Bonham era un pazzo, così come Elvin Jones era un pazzo, così come Brian Blade. Io Brian Blade lo incontravo a New York in un negozio che non c'è più adesso, di un certo Nodal Road, che era uno che faceva le modifiche. Sai, a New York c'erano queste bottegacce al terzo piano del grattacielo, tutti questi soppalchi pieni di roba. E ogni volta che andavo da lui, perché modificava i piatti, li riparava, c'era tutta una serie di cose vintage, e beccavo sempre Brian Blade. E stava sempre lì, usciva sempre con quattro buste di piatti, il rullante, pigliava, cioè comprava, modificava, faceva, cioè stava lì, ricopriva le batterie, cambiava il colore, cioè era proprio quello che faccio io, sì, cioè, sì, uguale, sì. Cioè una vera e propria malattia. Infatti continuo a comprare batterie e mi dovrò fermare a un certo punto. L'ultima è stata questa Bonham, ne ho comprata una seconda, e piatti, batterie, è una passione, è certo, veramente una passione, certo, che non riesco a frenare. E lo studio anche di tutte le possibili soluzioni che ci sono intorno a uno strumento, che poi ti fanno arrivare ad avere e a raggiungere un'idea di suono, se ci studi e se ci lavori. E quella è la passione di cui parla Bonham, che spesso invece non vedo in molti ragazzi, anche che non sanno, ma non solo ragazzi, anche che piatti usi, boh, questo qui, quest'altro, questa batteria, sì. Cioè Elvin ha lasciato un patrimonio di batterie e di piatti in giro. Una delle batterie ce l'ho io, tra l'altro, ma lui ha lasciato, non so se una cosa come 400-500 piatti in giro di prototipi, non solo di tutte le marche, e ce l'ha un negoziante che si chiama Don Bennett, che sta a Washington, c'è questo negozio, la moglie di Elvin Jones gli ha dato
a lui da vendere alcuni set di quelli recenti, Yamaha, quelli che usava, più una tonnellata di piatti. C'è un bellissimo video di Steve Jordan. Sì, dove suona sto ride, un'ora che suona quei ride swing di Elvin e fa quello. Stanno 20 minuti a fare fa da Dio. Sì. E quei sì. piatti là stanno appunto da Don stavano. E dipende a cifre improponibili, però Elvin era appunto un super appassionato. Bonham era un altro appassionato, sì. cioè diceva quando si faceva fare i Ludwig Supraphonic, c'aveva la calamita, questa è la storia, che lui doveva andare a sentire se effettivamente l'avevano fatto di brass o l'avevano fatto di acciaio, perché, e lo stabiliva e ogni tanto lo fregavano perché gli faceva, lui andava con la calamita e fa, voglio quello lì di acciaio perché qui la calamita sennò non attacca, insomma era un pazzo, c'aveva un sacco di... Questo è l'effetto quando io non suono più quella cosa lì. Se suono un tempo medio, prendiamo le bacchette. Comunque immagino che sto libro abbia avuto, è stato un lavorone, e vorrei citare anche Alfredo Romeo, che ragazzi, Alfredo io l'ho intervistato perché lo conoscerete, lui ha diretto percussioni, drum set, mag, ha fatto delle cose pazze, cioè per me è il divulgatore della batteria numero uno in Italia, perché sì. tutti noi da ragazzi, noi andavamo in edicola a comprarci il percussione drum club pre-internet, lui era veramente anche sì. durante internet, perché sì. poi ha fatto tutte le edizioni digitali. Ti ha dato un bel contributo nel mettere insieme tutto. Totale, questo libro non l'avrei mai potuto fare senza ovviamente la collaborazione di Alfredo, perché ha raccolto tutti, diciamo, tutti questi pensieri, li ha sbobbinati, come si dice, li ha sistemati su carta, mi mandava i file, leggevo e poi insieme correggevamo. Qui ci sono stati sì. un sacco di incontri dove io parlavo, suonavo, facevo degli esempi. E quindi è stato veramente molto importante, anche perché il suo lavoro di editore, anche lui, no? Perché certo. è stato in qualche modo a capo di varie testate, anche online, ma ai tempi anche appunto del cartaceo, percussioni, no? comunque gli dava già una certa predisposizione nell'affrontare questo tipo di lavoro, quindi è stato molto importante. E l'altro signore ovviamente è che è presente in sala, Volonté, ci dicevamo prima quando ci siamo incontrati che il primo incontro è stato nel 2008. Perché dopo l'esperienza delle VHS che uscivano esatto. con le batterie, ha detto no, per 20 anni non voglio più sapere non niente. Non voglio sapere niente. Nel 2008 lui mi propose la prima volta di fare un metodo cartaceo. Io dissi sì, fra poco lo facciamo, sì. adesso aspettiamo. Sono passati non so quanti anni e alla fine ho fatto un libro un po', come dire, ritagliato su quello che è la mia storia. Cioè sì. è inutile dire e inventarsi cose. Ci ho messo quasi tutto, non dico tutto, ma sì. quasi tutto. Poi, quello che ha avuto a che fare. Un valore aggiunto che ci sono anche comunque 25 video, mi pare 25, dove sì. comunque fai vedere gli esercizi, parli, spieghi, quindi c'è anche tutta la parte multimediale. E ripeto, per me il valore, secondo me, è proprio il fatto che è una cosa molto personale, non è solamente un libro di esercizio di quel tipo lì, ma la prima parte ti fa venire voglia di entrare nella seconda, quindi sì. penso che avete fatto... No, se fosse stato per me, io avrei fatto un libro esclusivamente di come senza come annotazione. Sì, come quello la fai parte. Prossimo. Giustamente Marco Volonté mi ha detto no, però noi ci rivolgiamo anche a un pubblico certo, che in invece segue comunque la didattica, anche un po' più nello specifico, quindi gli esercizi, sì. e ho raccolto un po' di cose sulle quali ho lavorato in realtà, perché non è che, infatti sono in ordine sparso, non c'è sì. un'idea ecco, che segue un criterio, parlo di cose di tamburo, parlo di, e soprattutto ecco, ci sono delle piccole trascrizioni anche di ritmi che magari abbiamo nelle orecchie a volte, parlo di, che ne so, St. Thomas di Max Roach sì. nel famoso brano di Sonny Rollins, che poi uno ce l'ha nelle orecchie, però come funziona? E allora ho trascritto un po' di cose e le ho annotate anche insieme a tutta una serie di ritmi alternativi, non solamente sì. swing, i boogaloo, sì. Questi calypso, sì. ritmi afro, eccetera, eccetera, che magari ogni tanto uno si trova a suonare e non sa esattamente come districarsi in quel tipo certo. di cose lì. Allora ho dato queste informazioni qui credendo di fare un buon servizio. Beh, io ti auguro che questo libro abbia molto successo. Adesso ti lascio alla masterclass, però ti devo fare l'ultima domanda che faccio a come tutti no? gli artisti che intervisto. Con te sarà, secondo me ti farà un po' soffrire, perché la domanda è questa. Devi scegliere un solo rullante per fare il disco della vita, vai a suonare col tuo artista preferito, ma ti dice portane uno solo, ecco. Quale ti porti?
La risposta già so qual è stata in molti casi. Vabbè, molti sì. Immagino che... Ma molti dicono quella perché forse non hanno tempo per pensarci. Se vuoi prenderti il tempo, ci pensiamo. Il classico dei classici, lo sappiamo qual è. Guardo lì. Hai il Supra? Anche tu il Supra? Sì, esattamente. Cos'è quello? È un vintage? Sì. No, questo qui è moderno. Certamente, devo dire sì, se ti posso rispondere, è quello lì. Beh. Poi uno potrebbe dire. Ci sarà un motivo, eh? Sì, ci sarà un motivo, effettivamente. È un tamburo veramente. Lo prendi, lo metti, non ho fatto niente, suona meravigliosamente bene ed è il tamburo veramente universale. Cioè, ci fai qualsiasi cosa. Quindi quello. Visto che me lo chiederanno, mi pare che sia 6,5. No, 5,5. Ah, 5,5. 5,5. Non lo vedo di lato così. 5,5 classico. Un altro Ludwig Supraphonic. Vabbè, allora facciamo un applauso al maestro. Adesso lo lasciamo suonare. Io mi fermo, filmo qualcosa con te. Grazie Dado. È stato un grandissimo piacere. Piacere mio, Roberto. Molto piacevole.